Oggi sono a Montagnana. Ma non sono qui per parlarvi delle sue mura, delle sue porte, del suo castello, del suo palio, del suo prosciutto o della mia e-bike. Oggi voglio farvi conoscere l'Homme de Mer. Nata per gioco da un gruppo di amici di Montagnana nel Padovano, Homme de Mer, la gara poco competitiva ma altamente goliardica di triathlon, è giunta alla sua 10ª edizione. È nel fantastico scenario del Vallo delle Mura di Montagnana che si svolge l'ultima sezione della gara, la corsa a piedi dopo la prova di nuoto e quella in bici. Homme de Mer prevede poche ma semplici regole: la bicicletta, che deve essere senza cambio, un bonus birra ad ogni cambio di disciplina e baffo obbligatorio per tutti i partecipanti, senza distinzione di genere, ovviamente. L'iscrizione alla non competizione è a numero limitato, 1000 i posti come a medicina, subito esauriti. E poi spazio alla fantasia. Tra improbabili Buddha, farfalle, rock band, pensionati, anche Gesù e due novelli sposi, Eleonora ed Alessandro. Quando vi siete sposati? Ieri. Allora, ti auguriamo una vita felice, ragazzi. Congratulazioni. Homme de Mer veglia su di voi. Andate e moltiplicatevi.